Ciao ragazzi, questa notte al Comic Con Experience sono stati rilasciati ben due trailer che attendevo da tantissimo, ovvero quello di Guardiani della Galassia volume 3 e quello di Indiana Jones 5, anche chiamato The Dial of Destiny, in italiano La Ruota del Destino, l'hanno soprannominato così, e sono davvero davvero curioso di vedere questo trailer del quinto film. Come sempre magari lasciate un like al video, iscrivetevi se vi trovate qui per la primissima volta, attivate la campanella per non perdere i prossimi video in uscita, sul canale è, penso già uscito, comunque sta uscendo in contemporanea con questo video, la reaction al trailer di Guardiani della Galassia volume 3, e vi ricordo che in descrizione come sempre ci sono i link importanti tra i miei social e il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis, a scelta, naturalmente. E niente, iniziamo con questa reaction. Mi manca il deserto. Mi manca il mare. E svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il nuovo giorno. Quelli sono giorni passati ormai. Può darsi. Oppure no. Ok. Non credo nella magia. Ma talvolta nella mia vita ho visto delle cose. Un po' così la CGI. A spiegare. E ho capito che non è a cosa credi il punto. Oh, sembra abbastanza interessante. Anche proprio per la voglia di Harrison Ford. Ma se me la metti così. Ok. Harrison Ford sembra in formissima. È la ruota del destino, ok. Chi è quell'uomo? Sono il suo padrino. Parente. State indietro. Ecco. Ok. Mi è piaciuto molto. Harrison Ford, ripeto, sembra in formissima nonostante i suoi quanti. Quasi 80 anni probabilmente, non so di preciso quanti anni abbia, ma sembra ancora in forma per il ruolo, naturalmente. Ora sarà un indie un po' più cresciuto, un po' più maturo, anche se comunque non perde il suo spirito, anche vista la fine del trailer. E nonostante la sua età, comunque le scene action ci sono. Naturalmente non le ha fatte Harrison Ford, proprio come ai tempi non le faceva nemmeno, non tutte quantomeno, ma Indiana Jones le fa. Mi fa ridere il fatto che si scherzava sul sottotitolo come un cateter bucato, una stampella storta, comunque no, a quanto pare sembra alquanto in forma. La ruota del destino o The Dial of Destiny mi fa comunque pensare, anche a causa del regista scelto, che in questo film Indy ci saluterà. E il che è abbastanza triste, anche perché ho appena finito di vedere il trailer di Guardiani della Galassia volume 3, che anche quello è una botta di gioia. E sì, anche per Indiana Jones 5 sono curioso. Aspettavo il trailer, però lo aspettavo per lo più per vedere se avrebbe scaturito in me qualche tipo di interesse, perché comunque un film dopo così tanto tempo, l'ultimo film se non sbaglio è del 2007 o 2008, e non è stato nemmeno tanto apprezzato, io tutto sommato non lo vedo così pericoloso come film. Vediamo se retconneranno alcune cose del teschio di cristallo, e voglio vedere assolutamente se metteranno le basi per il futuro di Indiana Jones, futuro che non vedo così tanto roseo, almeno per il personaggio interpretato da Harrison Ford, ma per il brand probabilmente si potrà fare qualcosa. Non penso ovviamente a un ritorno di Shia LaBeouf, ma magari anche la conferma della serie su Disney Plus sul mentore di Indy potrebbe avere qualche spunto interessante. Ma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto di questo trailer, ditemi se aspettate il film. Vi invito come sempre a seguirmi su questo canale, ma anche sugli altri social, i link sono tutti nella descrizione assieme al link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!